dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora. Io spero che narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni oltre il ponte, che mano nemica. Vedavamo... Il 25 aprile, in tutta Italia, viene celebrata la festa della liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista del nostro paese. Il Comune di Rimini, in concerto con l'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Italia Contemporanea di Rimini e con l'ANPI Sezione di Rimini, ha pensato di realizzare questo filmato per poter, insieme, ricordare, riflettere e celebrare questo passaggio fondamentale della storia e della democrazia del nostro paese. Si è voluto fare ciò dando la parola ai giovani, agli studenti di quinta classe delle scuole superiori della città, che hanno portato il loro contributo leggendo alcune di quelle lettere scritte dai resistenti e dai partigiani prima di essere uccisi e che costituiscono un patrimonio etico e morale ineguagliabile, lasciatoci da quel gran fenomeno che è rappresentato dalla resistenza italiana al nazifascismo. Ad accompagnarci nella lettura un testimonial d'eccezione, Marco Missiroli, stimato e affermato scrittore della nostra città, vincitore del premio Strega Giovani del 2019 e insignito nello stesso anno del Sigismondo d'Oro, che leggerà le lettere dei 3 martiri riminesi. Le letture saranno precedute dai saluti istituzionali, intervallate da alcune musiche di canti della Resistenza, e avranno termine con una rappresentazione originale di Bella Ciao. Buon 25 aprile a tutti! Il 25 aprile, ogni mattina è un 25 aprile, perché il 25 aprile per noi italiani è la vita, è la libertà, è la lotta della liberazione per me, la liberazione del paese dal giogo, dalla tirannia, dalla tragedia, dalle morti del nazifascismo, causate dalla guerra e dal nazifascismo. C'è un 25 aprile per cui combattere, a cui credere ogni giorno per ciascuno di noi. In un comune, in un impegno temporaneo che nella vita si svolge, ad esempio nel ruolo di sindaco, ma anche a scuola, al lavoro, come insegnanti, come studenti, come operai, come imprenditori. C'è un 25 aprile a casa, tra gli amici. Per questo la festa della liberazione non perde un briciolo della propria forza, perché il 25 aprile, la festa della liberazione, è la festa che libera la vita, che dà un orizzonte alla vita, alla libertà di espressione, ai diritti, alla eguaglianza dei diritti delle persone. Oggi siamo in un momento di pandemia, ma non per questo non c'è l'urgenza di vivere la vita, di sentire il 25 aprile come vita di ognuno di noi. Bisogna partecipare all'affermazione della libertà. La libertà non si afferma e si conquista per sempre, è un processo continuo. È un processo continuo che ci porta e ci deve portare a non essere indifferenti, ad indignarci per quello che succede nel mondo, per le ingiustizie, per le guerre, per i soprusi, per i diritti negati. C'è tanto futuro in questa bellissima iniziativa del 25 aprile, oggi, quest'anno del 2021, a Rimini in Italia. Sono i volti dei nostri ragazzi il futuro, sono i volti dei nostri ragazzi di oggi che leggono le storie di qualcuno più grande di loro di qualche anno che ha combattuto per la libertà. Partigiani morti per un ideale di democrazia e libertà, partigiani di esperienze, provenienze, estrazioni, sensibilità politiche e culturali le più diverse che si sono unite. Abbiamo bisogno di unità anche in questo momento, abbiamo bisogno di unità nazionale, di solidarietà nazionale. Per questo è importante leggere le parole che tutte le volte che io le sento, le leggo, mi fanno tremare il cuore, perché sono parole, ad esempio, dei nostri 3 martiri, di Adelio Pagliarani, di Luigi Nicolò, di Mario Cappelli. Scrivevano: cara mamma, caro babbo, scrivevano al fratello, non ti preoccupare per me, muoio consapevole
di combattere per la libertà, dedicarsi un momento all'attenzione di quelle parole, anche adesso che nelle scuole si sta facendo purtroppo la DAD, la didattica a distanza. Le parole poi possono arrivare anche se non ci si vede in piazza, perché si possono leggere anche con l'algoritmo, con i telefonini, con i social. Ecco perché il 25 aprile è attuale, perché sono le nostre radici. Se non hai la terra sotto i piedi, se non hai le radici, non puoi neanche pensare di guardare al mondo, di avere una prospettiva, di sognare. Allora in questo 25 aprile c'è un senso anche di eredità, di ragazzi giovani di oggi che leggono le lettere di ragazzi poco più adulti, 19enni, 20enni di allora che sono morti, per consegnarci a noi anche le parole che io sto dicendo a voi, che sono parole libere. Possiamo pensarla diversamente, ma quel sacrificio di allora ci consente di esprimere anche le parole di oggi, anche per poterle contestare, anche per avere un'opinione diversa. E il futuro di Rimini e dell'Italia ci sarà se quelle belle parole di libertà, di giustizia sociale, di resistenza, di lotta alla tirannia continueranno ad essere un nostro faro per il futuro. Buon 25 aprile. Adorno Borgianni, di anni 19, contadino, nato a Chiusdino, Siena, il 1 aprile 1924. Chiamato alle armi il 25 febbraio 1944, si dà alla macchia, si unisce al distaccamento della divisione d'assalto Garibaldi Spartaco Lavagnini, operante nella zona di Siena. Catturato all'alba dell'11 marzo 1944, fucilato alle ore 17.30 del 13 marzo 1944 nella caserma La Marmora di Siena. Carissima famiglia, io mi trovo condannato con la mia pena di morte. Ormai il mio destino è questo. Fatevi tanto e tanto coraggio. Ormai è così. E vi saluto tutti, i miei genitori e mio fratello e sorella e parenti, di farvi tanto e tanto coraggio. Vostro figlio Adorno. Aggiungo il mio termine che ho fatto una santa comunione. Vostro figlio Adorno. E vorrei la grazia di essere seppellito al mio paese con un bellissimo trasporto. Vostro figlio Adorno. Silenziosa sugli aghi di pino, sospinosi ricci di castagna. Guglielmo Jarvis, di anni 42, ingegnere presso la società anonima Olivetti & Company di Ivrea, nato a Napoli il 31 dicembre 1901. Dal settembre 1943 collabora ai primi tentativi di organizzazione di formazioni partigiane in Valle d'Aosta. Valente alpinista, guida in Svizzera attraverso valichi alpini a più riprese prigionieri alleati. Arrestato ai primi di marzo 1944 ad opera delle SS tedesche al ritorno da una missione in Svizzera. Fucilato nella notte fra il 5 e il 6 agosto 1944 da un plotone tedesco. Non piangetemi, non chiamatemi povero, muoio per aver servito un'idea. Parole scritte con la punta di uno spillo sulla copertina di una Bibbia ritrovata nei pressi del luogo dove fu fucilato. Una squadra nel buio mattino che scendeva l'oscura montagna. La Franco Dallis, di anni 32, ufficiale in servizio permanente effettivo, nato a Torino il 16 ottobre 1911. Capitano di artiglieria in servizio di Stato Maggiore, combattente ad Ain el Gazala, El Alamein ed in Croazia, decorato di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo e di croce di guerra di prima classe. All'indomani dell'8 settembre 1943 entra nel movimento clandestino di Torino. Arrestato il 31 marzo 1944, da elementi della Federazione dei Fasci Repubblicani di Torino. Fucilato il 5 aprile 1944 al poligono nazionale del Martinetto in Torino. 4 aprile 1944. Babbo adorato, il tuo unico figlio si allontana da te. Con la vita mi hai dato un nome onorato, con la costante ed amorosa cura e con il tuo lavoro mi hai creato una posizione e mi hai indicato una linea di condotta ed una vita di rettitudine e di probità. Ho fatto quanto potevo per non venir meno ai tuoi desideri ed oggi ti chiedo perdono per tutti i dolori e le sofferenze che ti ho involontariamente arrecato.
Babbo mio caro, Iddio ha voluto che io ti precedessi nella morte. Sia fatta la sua volontà. Non perderti d'animo e accetta quest'ultimo volere di Dio. Ti raccomando la mamma. Anche per lei devi essere forte ed imporle che si sappia far forza e non si abbandoni. Muoio con la grazia di Dio e con tutti i conforti della nostra religione. Nel momento supremo tu sarai nel mio cuore e sul mio labbro. Arrivederci, babbo. Ti stringo a me nel virile abbraccio degli uomini forti e chiedo la tua benedizione. Tuo nella vita e nella morte, Franco. La speranza è la nostra compagna, è saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia. Boris Braddock Powder, di anni 24, studente in medicina, nato a Trieste il 10 maggio 1920, residente in Chivasso. Tesoriere della 4ª Divisione Garibaldi, operante nel Canavesano. Catturato in seguito a delazione, a Rocca Canavese, Torino. Fucilato il 26 marzo 1945, a Rocca Canavese. Lì, 26 marzo 1945. Ai miei compagni d'arme. Oggi si chiude la mia vita. Nel suo primo istante giunga a voi il mio grato ricordo. Siete stati per me compagni buoni e fedeli. Una cosa sola mi rincresce: il dovervi lasciare quando già per voi sta delineandosi la vittoria, con quella pace che donerà al mondo intero, se non altro quella tranquillità che tutti auspicano dopo tante lotte e sofferenze. Certo di essere da voi ricordato, mi lascio con il desiderio che non si sparga per me altro sangue italiano. Un fraterno abbraccio a tutti. Viva l'Italia. Boris. Spero e auguro che la sorte sia più benigna con Moro e Michele. Domenico Caporossi. Di anni 17, elettricista, nato a Mati Canavese, Torino, il 4 agosto 1927. Iscritto al Partito Comunista Italiano, partigiano con il grado di sottotenente nell'80ª Brigata Garibaldi. Il 7 febbraio 1945, recatosi a trovare i familiari nella loro abitazione di Cirè, Torino, viene catturato da elementi della divisione Folgore, incarcerato a Cirè e torturato per 36 ore consecutive. Fucilato senza processo, il 21 febbraio 1945, sulla piazza principale di Barbani, Torino. Cara mamma, vado a morire, ma da partigiano, col sorriso sulle labbra ed una fede nel cuore. Non stare malinconica, io muoio contento. Saluto amici e parenti, ed un forte abbraccio e bacioni alla piccola Imperio, e Ileno, e il caro Papa, e nonne e nonno, e di ricordarsene sempre. Ciao, vostro figlio, Domenico. Frittaion, di anni 19, studente, nato a San Daniele di Friuli, Udine, il 13 ottobre 1925. Dopo l'8 settembre 1943, abbandona la scuola, unendosi alla formazione partigiane operanti nella zona e prende parte a tutte le azioni del battaglione Pisacane. Catturato il 15 dicembre 1944 da elementi delle SS italiane in seguito a delazione. Fucilato il 1 febbraio 1945 nei pressi del cimitero di Tarcento, Udine. 31 gennaio 1945. Edda, voglio scriverti queste mie ultime poche righe. Edda, purtroppo sono le ultime, sì, il destino vuole così. Spero ti giungano di conforto in tanta triste sventura. Edda, mi hanno condannato alla morte, mi uccidono. Però uccidono il mio corpo, non l'idea che c'è in me. Muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa, per una giusta causa, e spero che il mio sacrificio non sia vano, anzi sia d'aiuto per una grande lotta. Di quella causa che fino a oggi ho servito senza nulla chiedere e sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo ricompenso.
Per me la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l'idea che purtroppo per poco ho servito, ma sempre fedelmente. Edda, il destino ci separa. Il destino uccide il nostro amore, quell'amore che io nutrivo per te e che aspettava quel giorno che ci faceva felici per sempre. Edda, abbi sempre un ricordo di chi ti ha sempre sinceramente amato. Addio a tutti. Addio Edda. Frittajon, Bruno. Paola Garelli, di anni 28, pettinatrice, nata a Mondovì, Cuneo, il 14 maggio 1916. Dall'ottobre 1943 svolge a Savona attività clandestina. Entra a far parte della brigata SAP Colombo, divisione Gramsci, assolve i compiti di collegamento e rifornimento viveri e materiali per le formazioni operanti nei dintorni della città. Arrestata nella notte fra il 14 e il 15 ottobre 1944, nella propria abitazione. Fucilata il 1 novembre 1944, senza processo, nel fossato della fortezza Ex Priamar di Savona, da plotone fascista. Mimma cara, la tua mamma se ne va pensandoti e amandoti. Mia creatura adorata, sii buona, studia ed ubbidisci sempre gli zii che t'allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere né vergognarti per me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo una cosa sola. Studia. Io ti proteggerò dal cielo. Abbraccio con il pensiero te e tutti, ricordandovi la tua infelice mamma. La vita, tutto il bene del mondo. Fabrizio Vassalli, di anni 35, dottore in scienze economiche e commerciali, nato a Roma il 18 ottobre 1908, ufficiale di complemento d'artiglieria, dopo l'8 settembre 1943 collabora con il colonnello Montezemolo nel servizio di informazioni ed azioni di sabotaggio, comanda il gruppo del fronte clandestino, che da lui prende il nome di gruppo Vassalli. Catturato il 13 marzo 1944 dalle SS tedesche, detenuto nelle carceri Regina Coeli, molte volte torturato, fucilato il 24 maggio 1944 sugli spalti del Forte Bravetta di Roma. Medaglia d'oro al valor militare. 24 maggio 1944. Carissimi Papone e Mammina, perdonatemi il dolore che vi reco, che è veramente un'angoscia per me. Pensate che tanti sono morti per la patria ed io sono uno di quelli. La mia coscienza è a posto, ho fatto tutto il mio dovere e ne sono fiero. Questo deve essere per voi vero conforto. Vi abbraccio con tutta l'anima, Fabrizio vostro. La spilletta, regalate la bice e così un altro ricordino anche ai miei nipotini. Saluto e abbraccio tutti, Enrico, Gina, eccetera. Non fate storie per il cadavere o d'altro. Dove mi buttano, mi buttano. Quando potrete, mettete l'inserzione sui giornali. Viva l'Italia! Vito Salmi, di anni 19, tornitore, nato a Monteveglio, Bologna, il 15 ottobre 1924. Dal febbraio 1944, partigiano della 142esima brigata d'assalto Garibaldi, prende parte ai combattimenti di Montagnana, Parma. Catturato a Montagnana, nella seconda metà dell'aprile 1944, per opera di fascisti tedeschi, che guidati da un delatore a conoscenza della parola d'ordine, lo sorprendevano nel sonno insieme a una cinquantina di partigiani, condannato a morte dal Tribunale Militare di Parma e quindi graziato condizionalmente e trattenuto come ostaggio. Fucilato il 4 maggio 1944 nei pressi di Bardi, Parma, in rappresaglia all'uccisione di 4 militi. Caro babbo, vado alla morte con orgoglio, sii forte come lo sono stato io fino all'ultimo e cerca di vendicarmi. Per lutto porta un garofano rosso, ricevi gli ultimi bacioni da chi sempre ti ricorda, tuo figlio, Vito. Saluti a tutti quelli che mi ricordano. Vendicatemi. Giordano Cavestro, di anni 18, studente di scuola media, nato a Parma il 30 novembre 1925.
Nel 1940 dà vita, di sua iniziativa, ad un bollettino antifascista, attorno al quale si mobilitano numerosi militanti. Nel settembre 1943 lo stesso nucleo diventa il centro organizzativo e propulsore delle prime attività partigiane delle zone di Parma. Catturato il 7 aprile 1944 a Montagnana, Parma. Fucilato il 4 maggio 1944 nei pressi di Bardi, Parma, in rappresaglia all'uccisione di 4 militi. Parma, 4 maggio 1944. Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni, caduti per la salvezza e la gloria dell'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro, che vuol fare più vittime possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia, che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà. Pompeo Bergamaschi, sereno. Di anni 18, operaio. Nato a Poggio Rusco il 21 settembre 1925, residente a Torino. Nell'ottobre del 1943 entra a far parte delle formazioni garibaldine, comandate da Carlo Carli in Val di Susa, e benché malato prende parte a numerose azioni. Il 25 marzo 1944 viene arrestato nella sua casa di Torino da elementi della squadra politica di Via Asti e trasferito dopo 3 mesi alle carceri nuove. Percosso e torturato, le sue condizioni fisiche si aggravano, sì da essere ricoverato nell'infermeria. Processato il 14 ottobre 1944 dal Tribunale Speciale, assiste al dibattito disteso su una barella e febbricitante. Condannato a morte, viene fucilato sulla sua barella da un plotone della decima MAS, il 23 ottobre 1944 al poligono nazionale del Martinetto in Torino. 15 ottobre 1944. Per la squadra Carlo Carli. Cari compagni, con queste mie poche righe vi faccio sapere che oggi sono passato avanti alla Corte d'Assise di Torino e dopo lunghi commenti fra loro fessi repubblicani sono arrivato a termine con la pena di morte. Ma non importa, cari compagni, io muoio contento perché so che un giorno vi vendicherete. Non mi resta che mandarvi un grande grido di viva i partigiani di tutte le valli, perché ne sono sicuro che fate il vostro dovere come l'ho sempre fatto anch'io. Mi firmo Bergamaschi Pompeo. Quel bene avevamo nel cuore, a 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia. Domenico Bertinatti, di anni 25, ragioniere, nato a Pont Canavese a Torino, il 28 gennaio 1919, sottotenente del 341° Reggimento Fanteria Modena. Nel maggio 1944 si unisce alla 14ª Brigata, 4ª Divisione Garibaldi, di cui diventa vicecomandante. Il 16 novembre 1944, mentre si reca a salutare i genitori, è arrestato alla stazione di Cournier, a Torino, da militari tedeschi su delazione. Fucilato alle ore 14:20 del 24 novembre 1944 a Cournier. Cournier, 24 novembre 1944, ore 14:15. Miei amatissimi genitori, sorella cara, Tonino e la mia piccola Angelica. Oggi verrò fucilato. Non piangete per me. Vi attendo tutti in cielo, dove saremo sempre uniti. Muoio innocente, ma perdono a coloro che mi hanno fatto prendere. Perdono con tutto il cuore, perdonateli anche voi. Muoio con il vostro sguardo rivolto verso di me. Vi voglio tanto bene. Perdonatemi se qualche volta vi ho dato dei dispiaceri. Sono il vostro Nino. Dal cielo vi guarderà. E vi attende tutti lassù con Dio. Salutatemi tutti e arrivederci in cielo. Vi mando gli oggetti, teneteli in mia memoria. Arrivederci tutti, miei cari, vostro Nino. Nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri, eppure felici. Franca Lanzone.
Di anni 25, casalinga, nata a Savona il 28 settembre 1919. Il 1 ottobre 1943 si unisce alla Brigata Colombo, divisione Gramsci, svolgendovi attività di informatrice e collegatrice e procurando vettovagliamento alle formazioni di montagna. Arrestata la sera del 21 ottobre 1944, nella propria casa di Savona, da militi delle Brigate Nere. Fucilata il 1 novembre 1944, senza processo, da plotone fascista, nel fossato della fortezza ex Priamar di Savona. Caro Mario, sono le ultime ore della mia vita, ma con questo vado alla morte senza rancore delle ore vissute. Ricordati i tuoi doveri verso di me. Ti ricorderò sempre. Franca. Cara mamma, perdonami e coraggio. Dio solo farà ciò che la vita umana non sarà in grado di adempiere. Ti bacio, la tua Franca. Renato Maggi, di anni 18, muratore, nato a Radicofani, Siena, l'8 settembre 1925. Dai primi di marzo appartenente alla formazione operante sotto il comando Vittorio Tassi, nella zona di Radicofani. Sorpreso il 15 giugno 1944 da pattuglia tedesca e trovato armato di bombe a mano. Fucilato da plotone tedesco alle ore 7 del 17 giugno 1944. Cara mamma, oggi 17 alle ore 7 fucilati innocenti. La mia salma si trova di qua dalla scuola cantoniera dove sta Albegno, di qua dal ponte. Potete venire subito a prendermi. Mi sono tanto raccomandato, ma è stato impossibile intenerire questi cuori. Mammina, pregate per me, dite ai miei fratelli che siano buoni, che io sono innocente. Mentre scrivo ho il cuore secco. Mamma e babbo, cari, venite subito a prendermi. Dite alla mia cara Maria che sia buona, che io le ho voluto tanto bene, e che si ricordi di me. Abbiamo 10 minuti di tempo ancora. Baci a tutti per sempre, sono il primo. L'anello datelo alla mia Maria, che lo tenga per ricordo. Irma Marchiani, di anni 33, casalinga, nata a Firenze il 6 febbraio 1911. Nei primi mesi del 1944 è informatrice e staffetta di gruppi partigiani formatisi sull'Appennino modenese. Nella primavera dello stesso anno entra a far parte del battaglione Matteotti e partecipa ai combattimenti di Montefiorino. Catturata mentre tenta di far ricoverare in ospedale un partigiano ferito e seviziata, tradotta nel campo di concentramento di Corticelli, Bologna, condannata a morte, poi alla deportazione in Germania, ma riesce a fuggire. Rientra nella sua formazione, di cui è nominata commissario, poi vicecomandante. L'11 novembre 1944, mentre con la formazione ridotta senza munizioni, tenta di attraversare le linee, è catturata da pattuglia tedesca in perlustrazione. Fucilata alle ore 17 dello stesso 26 novembre 1944 da plotone tedesco. Medaglia d'oro al valor militare. Prigione di Pavullo, 26 novembre 1944. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli, adorata, ti dico a te, saluta e bacia tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria per la quale ho combattuto. Ora sono qui. Tra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e bacia dal tuo e vostro Paggetto. Vorrei essere seppellita a Sestola. Giacinto Rizzolio, di anni 25, operaio del reparto stampi allo stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente
Genova. Nato a Cornigliano, Genova, il 29 aprile 1919. Sommergibilista nella Marina e decorato di medaglia d'argento al valor militare. Membro del Partito Comunista Italiano e attivista del Fronte della Gioventù, nel novembre 1943 si unisce ai GAP genovesi, partecipando ad azioni di sabotaggio e a colpi di mano contro ufficiali tedeschi e gerarchi fascisti. Catturato a Cornigliano il 20 luglio 1944. Processato fra le ore 3 e le ore 4 del 29 luglio 1944 dal Tribunale Straordinario Fascista di Genova, nella sede della Questura. Fucilato da plotone delle Brigate Nere alle ore 5 dello stesso 29 luglio 1944. 29 luglio 1944. Carissimo papà e fratello, perdonatemi del male che vi ho fatto, però alto il morale che io sono tranquillo. Io stamane, tra poco, sarò fucilato, ma la mia coscienza è sempre serena. Muoio io, ma non l'idea, perché è più forte della morte. Vi ringrazio di tutti i sacrifici che avete fatto per me, compreso Bruna e Anita e le loro famiglie. Papà, coraggio! Comprendo che il vostro dispiacere è immenso, ma dovete sopravvivere. Fatelo per me. Diteglielo ai miei amici che io sono sempre Giacinto. Saluti e baci affettuosi, vostro sempre, Giacinto. Io ho combattuto per una giusta causa e tra poco giungerà la giustizia. Unisco l'IRE 242. Giacinto. Paolo Braccini, di anni 36, docente universitario nato a Canepina in provincia di Viterbo il 16 maggio 1907. Allontanato dal corso allievi ufficiali per professione di idee antifasciste, nel settembre 1943 abbandona ogni attività privata ed entra nel movimento clandestino di Torino. Pur essendo braccato dalla polizia fascista, per 4 mesi dirige l'organizzazione delle formazioni GL. Arrestato il 31 marzo 1944 da elementi della Federazione dei Fasci Repubblicani di Torino. Fucilato il 5 aprile 1944 al poligono nazionale del Martinetto in Torino. 3 aprile 1944. Gianna, figlia mia adorata, è la prima ed ultima lettera che ti scrivo, e scrivo a te per prima in queste ultime ore, perché so che seguito a vivere in te. Sarò fucilato all'alba per un ideale, per una fede che tu, figlia mia, un giorno capirai appieno. Non piangere mai per la mia mancanza, come non ho mai pianto io. Il tuo babbo non morrà mai. Egli ti guarderà, ti proteggerà ugualmente. Ti vorrà sempre tutto l'infinito bene che ti vuole ora e che ti ha sempre voluto fin da quando ti sentì vivere nelle viscere di tua madre. So di non morire, anche perché la tua mamma sarà per te anche il tuo babbo. Quel tuo babbo al quale vuoi tanto bene, quel tuo babbo che vuoi tutto tuo solo per te e del quale sei tanto gelosa. Riversa su tua madre tutto il bene che vuoi a lui. Ella ti vorrà anche tutto il mio bene, ti curerà anche per me, ti coprirà dei miei baci e delle mie tenerezze. Sapessi quante cose vorrei dirti, ma mentre scrivo il mio pensiero corre, galoppa nel tempo futuro, che per te sarà, deve essere felice. Ma non importa che io ti dica tutto ora, te lo dirò sempre, di volta in volta. Con la bocca di tua madre, nel cui cuore entrerà la mia anima intera quando lascerà il mio cuore. Tua madre resti sempre per te la di sopra di tutto. Va sempre a fronte alta per la morte il tuo padre, tuo babbo. Bisogna andare a conquistare la rossa primavera.
Lettera di addio di Mario Capelli ai genitori. Mario Capelli, di anni 23, lucidatore di mobili, animato di fede, entusiasmo e generosità, era uno dei giovani partigiani più impegnati ideologicamente e politicamente. Iniziò la sua attività resistenziale subito dopo l'8 settembre 1943 nella zona di Salleo, poi rientrò in città nelle file gappiste di cui divenne un incrollabile animatore. Catturato a Rimini il 14 agosto 1944 nella vecchia caserma di Via Ducale da truppe naziste e fasciste, fu impiccato in piazza Giulio Cesare, ora piazza Tre Martiri, il 16 agosto 1944. Carissimi genitori, vengo a voi in un momento di grande sciagura e perché ritroviate in voi tutta la fede e il coraggio che essa può darvi. Di non disperarvi, di non piangere, di non rimproverare nessuno, perché io stesso, attraverso la mia fede, a tutti ho perdonato, ma mi è di conforto estremo il vostro perdono. Carissimi, è un colpo fatale, tra poco sarò fucilato, ma sono purificato come prima. La mia fede, la mia coscienza mi hanno dato la forza di vivere ed ora mi danno la forza di morire con estrema tranquillità. Carissimi, vorrei che anche voi attraverso la vostra fede perdonate coloro che mi hanno condotto alla morte, perché esiste un Dio. Vostro Mario. Lettera di addio di Luigi Nicolò alla sorella e ai nipoti. Luigi Nicolò, di anni 22, falegname, fu uno dei primi giovani ad entrare nelle file del movimento partigiano. Di fisico molto robusto, si distinse nei combattimenti dell'ottava brigata a San Paolo in Alpe. Fu poi catturato a Santa Sofia per essere deportato in Germania. Riuscì a fuggire dal treno e si insediò a Rimini, in via Ducale, nella 29esima GAP. Catturato a Rimini il 14 agosto 1944, nella vecchia caserma di via Ducale, da truppe naziste e fasciste, fu impiccato in piazza Giulio Cesare, ora piazza Tre Martiri, il 16 agosto 1944. Carissima sorella e nipoti, l'ultimo momento della vita lo dedico a voi e tu mi devi promettere di non disperarti troppo per me, perché mi recheresti un altro dispiacere. Io come i miei amici moriamo molto sereni e non l'abbiamo mai temuta la morte. Mi dispiace di non avervi potuto vedervi, ma forse è stato meglio, non so se avrei resistito a non piangere. Ines, tu e Netti promettetemi di andare sempre d'accordo ed io non avrò altro da pensare. In questi ultimi pochi minuti ricordo anche tutti i parenti e amici che prego tanto di salutarmeli. I baci più cari ai miei nipotini e a te che non dimenticherò. Nicolò Luigi. Lettera di addio di Adelio Pagliarani alla mamma. Adelio Pagliarani, di 19 anni, umile contadino, entrò nella resistenza all'indomani dell'8 settembre 1943, partecipandovi con viva fratellanza e profonda solidarietà. Pervaso dagli ideali più nobili, fu catturato Rimini il 14 agosto 1944 nella vecchia caserma di Via Ducale da truppe naziste e fasciste. Fu impiccato in piazza Giulio Cesare, ora piazza Tre Martiri, il 16 agosto 1944. Cara mamma, l'ultimo piacere che io ti domando, non piangere tanto. La mia fine è arrivata, ma sempre pieno di coraggio e di fede, io muoio, ma da uomo. Mi sono confessato e il frate che viene ti dirà che io muoio sempre con il pensiero più grosso per te. Dunque fatti una decisione, non piangere, né te e mio babbo. Credo che mi farete questo favore. Da voi perdonatemi di quanto mi dicevi che dovevo stare a casa, che non ti stavo a ascoltare. Ora mi è toccata a me e mi dovete promettere che non dovete piangere per me. È l'ultimo favore. Te, Palin, guarda di non far arrabbiare la mamma, i genitori. Io muoio e state ad ascoltare quello che dicono che è la verità. Guarda di consolarla, che si aiuta, che gli vinca. Gisto, anche tu falli consolazione alla mamma, che quello che dice è la verità. Io sono pentito che non l'ascoltavo, ma sono contento che muoio della mia idea. Pepo,
Ci vediamo all'altro mondo. Saluta tutti, i parenti e quelli che ti chiedono di me. Mamma, mi sono confessata e muoio di coraggio e di fede. Cari miei tutti, l'ultimo favore che vi domando, non piangete per me, se potete, e se vi fanno portatemi al cimitero di Vergiano. Ci vedremo all'altro mondo, saluti da vostro figlio Lilio. Mamma, l'ultimo favore che ti chiedo, non piangere, saluti a Maria, un bacio. Oggi è un giorno di festa. Il 25 aprile di 76 anni fa l'Italia veniva liberata dal nazifascismo. Ma ha ancora senso dopo tanto tempo festeggiare il 25 aprile? Periodicamente qualcuno sostiene che sia ora di dimenticare il passato, ma noi non siamo affatto d'accordo. Per noi è molto importante ricordare ciò che è stato, perché un popolo senza memoria è un popolo senza futuro. Il crescente malessere sociale può rappresentare terreno fertile per svolte autoritarie, così come fu nel passato, quando si affermarono nazismo e fascismo. Lo vediamo anche in questi giorni, nelle manifestazioni in cui sono presenti forze fasciste, che approfittano e cavalcano rabbia e disperazione per veicolare messaggi di odio e di violenza. Per questo, in questo 25 aprile, che ci vede costretti a rinunciare ai bei momenti di condivisione degli anni passati, abbiamo scelto di dare la parola ai giovani. I giovani sono il nostro futuro ed abbiamo bisogno della loro energia, del loro punto di vista, del loro spirito critico. Per questo è fondamentale che si insegnino nelle scuole la Costituzione e la Resistenza. La Costituzione come bussola fondamentale che ci indica i valori di libertà, pace, giustizia sociale e antifascismo. La Resistenza come grande esperienza collettiva in cui tante e tanti antifascisti e partigiani hanno lottato per riconquistare democrazia e libertà. In ultimo, il mio ricordo va a una persona speciale, a colui che per me ha sempre rappresentato la festa della liberazione. Questo è il primo 25 aprile, senza Walter Vallicelli, il partigiano Tabac, sempre presente nei nostri cuori e sempre per noi un esempio di vita. Buon 25 aprile a tutte e a tutti. Aprile, festa della liberazione. Una liberazione che è stato il passo decisivo verso la libertà, la democrazia, la Repubblica. Le partigiane e i partigiani rappresentano ancora oggi un esempio per tutti noi. Sono tanti gli elementi che potremmo ricordare dell'esperienza fondamentale della Resistenza. Ne ripercorriamo insieme tre. E la capacità di progettare un futuro migliore per tutti. In un momento segnato dalla dittatura e dalle violenze, le partigiane e i partigiani hanno saputo guardare oltre e vedere la possibilità di una democrazia e si sono organizzati e impegnati direttamente per realizzarla. Un altro elemento è la collaborazione. Pur provenendo da una pluralità di esperienze, e sono stati capaci di collaborare per un obiettivo comune. E il terzo, la partecipazione, appunto un'azione diretta, un'azione concreta, e ognuno con un ruolo, con una propria specificità, per dare vita appunto a quel movimento che ricordiamo con il nome di Resistenza. L'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Italia Contemporanea della provincia di Rimini e ricorda quest'anno il 50° anniversario dalla sua fondazione e da oggi fino al 25 aprile 2022 condivideremo con la città iniziative e proposte. Dopo questa pandemia vorremmo ripartire insieme. Buon 25 aprile! Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
Oh bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e queste genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Tutti in famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio fra i tigli con te cara, che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri